Buongiorno mondo, sono le 10 del mattino. Dalla mia faccia si può vedere che forse sono sveglia da 20 minuti. Niente, sto per fare colazione. Penso sia la prima volta che faccio una roba del genere sul canale. Oggi sarà una giornata curiosa e affascinante. Forse una delle giornate peggiori della mia vita. Non lo so ancora. Ho acconsentito a vedere il mio ex, non so quando vedrete questo video, tra l'altro. Ho acconsentito a vedere il mio ex, quindi oggi dovrei vederlo. Tra l'altro lui pensa che io non lo sappia, ma le mie amiche non me lo farebbero vedere se io non lo sapessi. Tosta, raga, tosta. Per carità, deve uscire ancora il video su di lui. E su cosa è cambiato nella mia vita da quando l'ho lasciato, e ci sarebbe tanto altro ancora da dire che non ho detto, perché all'epoca che ho girato quel video 10 giorni fa, tutto quello che mi sta succedendo non c'era ancora. Comunque, mi sto divertendo tantissimo, tanto tantissimo. Lui si sta domandando con chi sono. Ogni giorno, con chi esco, con chi faccio gli after di notte. Per chi non sapesse cosa sono gli after, significa stare svegli tutta la notte. E lo continuo a chiedere, cioè continuo a chiederlo. È l'unica cosa che so, che continuo a chiedere questa cosa. Mi fa ridere perché io sono a casa e gli metto delle storie di foto che non sono molto probabilmente neanche mie. Che mi faccio mandare dai miei amici per metterle per fargli, cioè per fargliela pagare che lui continua a guardarmi le storie. Sono stanca perché è una persona che non sopporto più. Non so oggi con quale mood riuscirò a parlargli senza attaccarlo. Contando che ho scoperto che può essere anche una persona sostituibile. E che si può avere di meglio. È preciso. Che si può avere di meglio sia esteticamente che caratterialmente. Non so cosa aspettarmi oggi. Vorrei dirvi che posso andare lì con tutta la calma di questo mondo, quando in realtà io di calma non ne ho, specialmente con lui, ho avuto troppo pazienza. Quindi ho paura che vada a finire male, anche perché io non vorrei neanche parlarci, signore e signori. Se ci parlo è solo perché se no altrimenti non mi ridai indietro le mie cose. Quindi sì, cioè, se a 24 anni non sei in grado di ridarmi indietro le mie cose, c'è qualcosa che non va, qualcosa di grosso. Sì, 24 anni non puoi fare così. Cioè che poi io conosco un sacco di gente. Ho ripreso a uscire con un sacco di gente, mi sto rifacendo una vita, fantastico, non potete capire come sto bene. E gente più piccola, o comunque che ha la mia età, quindi 20-21 anni, usa molto di più la testa. Perché? Cioè, va bene, però se stai con una persona un po' più grande, in teoria ti aspetti che la testa la usi. Io, più che vedere un bambino, non vedo altro. Mi dice che gli lancio le frecciatine sui social. Cosa non vera. Non gli do tutta questa importanza da lanciargli le frecciatine. Semplicemente perché si sente importante. Nelle storie di Instagram metto delle foto di post.
e lui pensa che tutte le foto di post che metto siano per lui. Ma in realtà non ha capito niente, cioè nel senso a me non interessa che cascasse il mondo, anche se... Anche se devo dire che stanotte l'ho sognato, purtroppo. Stanotte ho sognato di andare a casa sua. Io e lui ci eravamo lasciati, quindi già non andrei a casa sua, però va bene. Di andare a casa sua anche se io e lui ci siamo lasciati. Dormire lì, perché non si sa, che io non ho mai dormito a casa sua. Dormire lì e poi... E poi mentre io dormo in salone, perché a casa sua avrei solo potuto dormire in salone, lui e i suoi che mangiano in salone, perché hanno il tavolo in salone, e parlano di me mentre io dormo, però io li sento parlare, solo che faccio finta di niente. E niente. Quindi sostanzialmente mi ritrovo nel mood del... Sono in ansia. Non so come prendere oggi questa giornata. Ho paura di fare la fine degli ultimi 3 anni, quindi che lui mi convinca a tornare indietro. Infatti per questo motivo non ci vado sola, ci vado armata. Armata significa che ci vado con persone a me care, perché se ci andassi da sola so che mi convincerebbe. Quando poi io in realtà non è per cattiveria, però non ci voglio più stare insieme. Basta. Basta, sono stati 3 anni pesanti. E adesso ho bisogno dei miei spazi. Ho bisogno dei miei spazi, ho bisogno di essere felice, ho bisogno di uscire, di vivere. In fondo, tra poco faccio 21 anni. Quando l'ho conosciuto ne stavo per fare 18. La prossima settimana sarebbero stati 3 anni. E io non mi sono vissuta appieno la mia vita. Non ho fatto un sacco di esperienze, non sono andata chissà dove, sono sempre stata abbastanza qua a casa, in zona. Non abbiamo fatto grandi cose. Io ho bisogno di fare esperienze. E quindi ho paura. Ho paura di tornare in un circolo vizioso dal quale non riuscire ad uscire. Anche se io mi sono completamente rialzata già, sto bene, ho la mia vita, ho le persone che mi circondano, con chi uscire, con chi andare in giro, e non mi va di tornare indietro, stare con una persona che è ferma. Non si muove, non fa esperienze, non gira, non esce, non mi va. Io ho bisogno di una persona dinamica che abbia voglia di uscire, di fare, che sappia cosa fare, soprattutto che sappia cosa fare, perché ho bisogno di una persona che non sia insicura. Chiaramente il mio ex è un insicuro che fa un po' cazzotti col mio carattere, perché facilmente riuscivo a metterlo in discussione, essendo lui insicuro, ma non sapeva tenermi di testa quando lo mettevo in discussione, quindi io non me ne faccio tanto di una persona così, mi annoio, ma poi lui dall'altra parte riusciva a manipolare il mio pensiero.
mi annoio. E quindi sostanzialmente adesso sto cercando una via d'uscita, tra virgolette. Ho bisogno di cambiare aria. Quindi se per ora sono quasi sempre stata a casa, sono uscita, ma non ho fatto grandi cose. Nonostante i miei social direbbero una cosa diversa, quindi direbbero che io sono stata in tanti bei posti, compreso il castello di Moncalieri. Eh già, il castello di Moncalieri. Raga, non potete capire che mine che non ho tirato in 6 giorni. Cioè, non sono tanto le frecciatine di cui bisogna preoccuparsi, è di tutto il resto che metto che bisogna preoccuparsi. Il mio ex crede che io abbia un altro. A me questa cosa fa ridere, perché quando io l'ho lasciato non stavo con nessuno, ero single. Attualmente non sto con nessuno. Quindi dopo un mese continuo a non stare con nessuno. Quindi, che lui crede che io abbia una fiamma, si sbaglia di grosso, perché io non ho un cazzo. Come faccio dopo una persona così a buttarmi nelle braccia del primo che mi passa per strada? Fatemi capire. Cioè, è stato pesante. Per me, che sono un carattere forte, che non mi faccio mettere i piedi in testa facilmente, per me è stato tosto. Non oso immaginare per chi in realtà queste cose non le riesce a gestire. Cioè, io nella vita mi sono trovata ad avere un carattere forte per quello che mi è successo. Quindi so gestirmi bene le brutte situazioni, meglio delle belle, perché le belle, tra virgolette, è come se non ci fossi mai abituata, no? Invece quelle brutte sono talmente abituata che il mio carattere sa gestirle senza problemi. Quindi è riuscito a smontare me. Questa relazione mi ha smontata. A me che ho un carattere forte. Sono diventata insicura. Io non sono mai stata insicura. Mai. Io mi sono sempre lanciata a spada tratta. Senza avere paura. Mi sono sempre lanciata nella mischia. A difendere quello che io pensavo. A difendere me stessa senza problemi. Con questa relazione sono diventata insicura e quindi sostanzialmente c'è da ridere. Non so cosa dirvi adesso perché sono messa male, però Bluestard, se riesco, se mi ricordo, vi giro il video conclusione su questa giornata. Queste erano le mie prime impressioni. Ho bisogno di dormire, ho bisogno di farmi una vita. Ho bisogno di non pensarci più. Niente. Vediamo cosa succede. E finisco di fare colazione. Poi magari più tardi vi giro la conclusione. A dopo. Ciao.